Ciao, oggi parliamo delle Alpi. Oggi iniziamo il nostro viaggio nel paesaggio italiano. Non parlerò delle caratteristiche del clima, delle attività dell'uomo, perché queste cose sono già state affrontate nel video sulla montagna e sull'orogenesi. Quindi certe cose, certe nozioni io le do già per apprese. Se non sei molto sicuro o sicura, ti consiglio di andare in descrizione a vedere il link per andare a studiare gli altri video. Oggi ci concentriamo sulle Alpi, uno dei due gruppi montuosi più importanti d'Italia, anzi il più importante, sicuramente il più grande. E per questo impareremo come si dividono, cioè come sono organizzate e quali sono le vette principali. Non dobbiamo impararle tutte, però è bello saperle. A me mi piace per esempio andare in vacanza e sapermi orientare, sapere i monti che vedo, come si chiamano, quali sono le cime più alte. Quindi è bene conoscere i nomi dei monti più importanti della nostra penisola. E proprio per questo ho chiamato il nostro valletto. Ciao, ciao. Sei preparato? Telecomando. Cosa fai? Va bene, io mi fido, eh? Vai, fai te. Le Alpi e gli Appennini sono i due gruppi più importanti della nostra penisola. Le Alpi sono chiamate anche arco alpino, mentre gli Appennini la dorsale appenninica, proprio perché assomiglia alla spina Che hai fatto? Stai bene? Continuiamo? Vado da solo, eh? Va bene. Allora, iniziamo a parlare delle Alpi, come abbiamo detto, dell'arco alpino. Le Alpi sono il sistema montuoso più alto d'Europa. La cima più alta è il Monte Bianco. Le Alpi hanno le cime aguzze e i pendii ripidi e hanno numerosi ghiacciai. Non le devi considerare come un blocco unico da ovest fino ad est, perché tra i vari monti ci sono numerose valli scavate dai ghiacciai o dai fiumi, quindi o valli AU o AV, come abbiamo già imparato. Le Alpi hanno origine tettonica, proprio perché la placca europea milioni di anni fa si è scontrata con quella africana e il corrugamento ha creato queste vette ripide e aguzze. Le Alpi si dividono in occidentali, centrali, orientali, marittime, Cozie, Graie, Pennine, Le Pontine, Reti, Catesine, Carnica, Giulia, Dolomiti. Sì, oddio, che confusione! Tranquilla, tranquilla, tranquillo. Adesso ti insegno una piccola frase per ricordarti, se hai voglia di impararle, per ricordarti i nomi dei monti più importanti. Ma con gran pena le reti Attilio cala giù. Che c'entra? C'entra perché ma marittime, con Cozie, Gran, Graie, Pena, Pennine, le Pontine, reti retiche, Attilio, Atesine, cala, Carniche, giù, Giulie. E così hai una piccola filastrocca che ti può aiutare a ricordare i nomi di questi vari gruppi che adesso andiamo a vedere. Allora, le Alpi si dividono in occidentali, centrali e orientali. Le Alpi occidentali iniziano con il colle di Cadibona e terminano con il col Ferret. Le Alpi occidentali si dividono in marittime con il monte Argentera, Alpi Cozie con il Monviso, importante perché da qui nasce il fiume Po, e poi le Alpi Graie. Qui ricordiamo il Monte Bianco, la cima più alta d'Europa. Poi ci sono le Alpi centrali che vanno da Col Ferret fino al passo del Brennero. Qui troviamo le Pennine con i monti Cervino e il Monte Rosa. Sono due cime importanti perché insieme al Monte Bianco formano il podio, per così dire, dei monti più alti. Poi abbiamo le Alpi
le Pontine con il Monte Leone. Abbiamo anche le Retiche con il Pizzo Bernina. E poi infine le Alpi Orientali, che dal Passo del Brennero arrivo fino in Croazia. Le Alpi Atesine con il Palla Bianca. Le Alpi Carniche con il Monte Cojans. E infine le Alpi Giulie con il Monte Canin, che ci indica la fine di questo nostro viaggio. Sì, hai ragione, hai proprio ragione. Ma non mi sono dimenticato, io già ti vedo. Maestro, ti sei dimenticato le Dolomiti? Non mi sono dimenticato, le ho volute lasciare per ultime, perché anche queste sono molto importanti e dobbiamo parlare un attimo a parte. Allora, le Dolomiti sono di origine sedimentaria. Che vuol dire? Vuol dire che dove ora si trovano le Dolomiti, una volta c'era il mare. Sotto il mare si sono formati nei secoli, nei milioni, in migliaia di anni, i fondali. Che vuol dire? Vuol dire che gli esseri viventi presenti in questo mare si sono sedimentati, morendo, si sono fossilizzati, hanno creato questi fondali, e quando la placca africana ha spinto verso quella europea, anche i fondali di questo mare si sono innalzati, creando le Dolomiti, con una roccia totalmente diversa dal resto delle Alpi. Le Dolomiti si chiamano così perché sono formate dalla dolomia, questa roccia che all'interno ha la dolomite, da qui il nome. E qual è la particolarità? Che in queste rocce si trovano tantissimi fossili di animali marini, conchiglie, proprio per l'origine diversa di queste montagne. La cima più importante delle Dolomiti è la Marmolada. Infine abbiamo le Prealpi Venete e le Prealpi Lombarde. Questi gruppi, chiamati Prealpi, sono di roccia calcarea e quindi più sensibili all'erosione. Qui i fiumi ghiacciai hanno creato i laghi più grandi d'Italia. Sono tutti di origine glaciale. Sì, lo so, non ho detto tutti i nomi dei monti. Per esempio c'è l'Adamello, l'Ortles, monti comunque importanti che però non possiamo ricordarceli tutti. Se però questo video ti è piaciuto, puoi anche fare ricerche di altri monti che magari non ho nominato qui. Anzi, guarda un po' qui, guarda le coordinate che ti lascio in questo video e guarda un po', fai una ricerca e guarda un po' che nome bizzarro che ha questo monte. Bene, io ho finito e siamo pronti, dopo aver parlato per le Alpi, per parlare degli Appennini, l'altra grande catena montuosa d'Italia. Ma non oggi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!